male. Un applauso a voi. Un applauso a voi. Bravo. Signora. Io non sono di Saronno, ma sarei venuto anch'io con la mi dica qualcosa a proposito di questo 2 giugno. No, lascia stare. Ecco. Questo, il 2 giugno non è questo, questo è il 2 quello giugno. Di oggi. È la festa della Repubblica. Quello di oggi. Allora, i signori che si sono astenuti, no? Questo signor sindaco, lui di che razza è? Di che nazione è? Non ha il coraggio di dirlo a video però. Allora, oggi siamo qui perché con una decisione quantomeno scellerata il sindaco ha deciso di non celebrare il 2 giugno perché l'ha descritto come un evento rinunciabile, nel senso che non c'è obbligatorietà nei centri minori di doverlo celebrare. Il 2 giugno è, oltre a essere la festa della Repubblica, è anche la data in cui si festeggia il suffragio universale, per cui è la prima data in cui hanno avuto diritto di voto anche le donne. Per noi non è un evento rinunciabile, per cui vogliamo esserci a testimoniare il fatto che crediamo nei valori repubblicani e testimoniare il fatto che Saronno su questa cosa non ci sta. È il voto dei cittadini che hanno votato un sindaco che ha dichiarato che lui non vuole e sarà per l'ordine pubblico e quindi vieta la manifestazione della festa della Repubblica perché ha paura che ci siano dei disordini. Abbiamo organizzato questo flash mob con tempo abbastanza limitato perché abbiamo deciso solo ieri, quando abbiamo avuto l'ufficialità della notizia, che non sarebbe stato nessun tipo di manifestazione da parte dell'amministrazione. E l'obiettivo appunto è quello di andare a ribadire che, come nel dopoguerra qualcuno non ha chinato la testa, anzi molti non hanno chinato la testa, e l'Italia è rinata grazie a persone che non hanno chinato la testa, anche oggi a Saronno vogliamo essere presenti per ribadire questo concetto. Questa sarà la Saronno che non china la testa, che non si piega, questa è la Saronno che non ci sta. Sempre in prima fila. Sono sempre in prima fila. Siamo là
ce ne subiamo. No, nazionale, perché noi siamo italiani. Cantate per fare l'Italia, cioè dai, fa niente, non è un megafono. L'Italia chiamò, stringanci a corte, siamo pronti alla morte, pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! Viva la Repubblica, viva la Repubblica, viva la Costituzione! Giusto che gli italiani manifestino il 2 giugno, ci mancherebbe altro. Noi padani in questo momento la pensiamo in modo diverso e quindi non festeggiamo.